Il Terzo Valico, oltre che la TAV, ma ce ne sono tantissimi in Italia, dove vengono sperperati denari che potrebbero essere sicuramente spesi meglio per scuole, sanità, università, salvaguardia del patrimonio pubblico dei territori. Noi forse un pochettino ne sappiamo qualche cosa quando incontriamo tutte queste alluvioni, frane, terremoti, disastri, gente distrutta, alla quale gli viene sempre promesso un qualche cosa e mai viene mantenuto. Sono ancora nelle baracche dagli ultimi terremoti. A Genova sono ancora lì che si leccano le ferite, mi dispiace. Però passatemi il termine, un attimo solo, che sono un attimino in difficoltà. No, dicevo, oltre a queste opere inutili che chi mi ha preceduto, che continuerà poi negli altri interventi, lo dirà sicuramente meglio di me, io aggiungo anche la militarizzazione dei territori, che è un altro sperpero di denaro pubblico, dove vengono spesi soldi per, non lo so, a tutela di questi pochi prenditori che si devono spartire con le mafie tutti questi soldi. Noi basta, diciamo basta. Noi abbiamo anche noi come categoria, ci piacerebbe lavorare meglio, ma lavorare meglio non nell'emergenza, ma nella salvaguardia, nella previsione, nella prevenzione. Non ci mettono in queste condizioni, abbiamo degli organici a pezzi, vi tedio ultimamente, poi chiudo. Non abbiamo assicurazioni contro gli infortuni. Qua vi voglio. Non siamo angeli, siamo persone comuni, viviamo di stipendio, a noi ci rinnovano dei contratti da fame, andiamo in pensione a 62, 63, 64 anni avanti, chi ne più ne ha più ne metta, chissà quando, esatto, chissà quando. Paghiamo anche un alto prezzo della nostra vecchiaia, al di là delle cose che succedono, l'ultimo incidente che c'è stato, che ha visto la morte di un nostro collega che è anche fuori servizio, ma comunque siamo sempre in servizio con un nostro mezzo. Grazie per questo bel applauso, per ricordarlo, ma per ricordare anche tante altre vittime nostre del dovere che mettono a disposizione la propria vita, le proprie famiglie, per poter salvaguardare. Noi vorremmo farlo meglio. Ma questo non ci viene concesso da tutti i governi, compreso anche quest'ultimo che con tante promesse, io ho ricordato ultimamente al ministro Salvini di restituire il giaccone perché non sta mantenendo le promesse, il nostro ministro dell'Interno, di riaprire anche le fasi contrattuali, normative che ci possano consentire di vivere serenamente e di avere almeno una tutela in caso di infortunio e non di dover vedere proprio il ministero contro il lavoratore che va a salvare il gattino e cadendo si rompe, si crea una piccola invalidità, gli viene negata e gli vengono anche addebitate 2.000 passa euro di spese di affari. Questo era un. Va bene, io vi ringrazio. Siamo con voi come Unione Sindacale di Base, vicini, e siamo nella lotta con voi, per quanto ci è possibile esserlo. Andiamo avanti così. La pacchia è finita, se lo ricordino bene questi signori. Grazie.